La mia voce naturalmente non è più buona, ma potete capirlo. Quando predichiamo la parola di Dio, lo facciamo con tutto il cuore e non ci risparmiamo. Parliamo come se fosse la nostra ultima riunione, perché non sappiamo mai se ne vedremo un'altra. Qui abbiamo perso l'abitudine di parlare con tutto quello che c'è in noi. Qui abbiamo l'amplificatore davanti a noi. Dobbiamo solo parlare in questi microfoni e il resto sarà enfatizzato. Ma spesso è necessario enfatizzare ciò che si dice in modo che le persone sappiano che intendete dire quello che dite e che dite quello che intendete dire. Sappiamo che Dio ha sempre fatto così. Lui ha sempre detto ciò che intendeva dire e intendeva dire ciò che ha detto. Con gli esseri umani questo non è sempre garantito. Spesso si ha un pensiero che ci dice se dici quello che pensi cosa ne sarà di quello che dici? E già si dice ciò che non si pensa. E si entra in conflitto con se stessi e forse con gli altri. Ma possiamo sempre affidarci alla parola di Dio e sapere che sì e Amen, che è certa come Lui l'ha pronunciata e che troverà il suo compimento, una per una. Sappiamo che Dio ha ordinato tutte le cose fin dall'inizio. Oggi ho voluto raccogliere alcuni pensieri per le trasmissioni radiofoniche e dovete solo capire che Dio ha ordinato tutto fin dall'inizio. Se per esempio Lui non avesse messo in ogni cosa, in ogni seme, il germe per la riproduzione e la moltiplicazione, il campo di grano sarebbe stato raccolto una sola volta e poi sareste morti perché non sarebbe rimasto nulla da seminare e raccogliere di nuovo. Ma Dio immediatamente ha messo il seme in ogni cosa, in ogni pianta, in ogni albero, in modo che possiate seminare e raccogliere di nuovo ogni anno. Questa non è una coincidenza, è quello che Dio ha detto. E lui ha detto che finché esisterà la terra, ci sarà estate e inverno, semina e raccolto. È così non c'è modo di evitarlo. Nessun uomo può confutarlo. Egli ha ordinato tutte le cose. E se ci pensate a ciò, Dio ha già predisposto la creazione terrestre in modo tale che tutto sia al tempo giusto, che ogni cosa sia al tempo giusto, nel posto giusto. E se si viaggia attraverso le nazioni di questa terra, da un lato c'è l'inverno, dall'altro l'estate, da un lato il giorno, dall'altro la notte. E ovunque Dio ha provveduto a tutto. Quando si viaggia nei paesi africani si vedono frutti che non abbiamo mai visto prima. Non li abbiamo mai visti prima, ma è sufficiente per vivere se la gente se ne serve. In tutta la terra Dio ha provveduto a tutto in modo meraviglioso come creatore della creazione. Se ora applichiamo questo alla sfera spirituale, dobbiamo dire a noi stessi che il Salvatore ha provveduto per tutti i Redenti. Se il Creatore ha già predisposto tutto in modo così perfetto, così scorrevole nella creazione, quanto più il Redentore deve aver predisposto tutto per i redenti. Lui deve aver provveduto a tutto senza alcuno sforzo da parte nostra. E per grazia che lui ha dato tutto. Non c'è nulla nella creazione che possa aiutarsi da sola. Ogni cosa è soggetta alla legge di colui che l'ha creata. Noi siamo diventati una nuova creazione in Gesù Cristo nostro Signore. Le leggi che si applicano a noi sono quelle del nuovo patto. Il popolo che è stato redento è chiamato con il suo nome. Noi come suo popolo in questo tempo possiamo metterci fiduciosamente nelle sue mani e sapere, e sapere che egli farà in modo che tutto vada bene. Non possiamo ottenere la benedizione di Dio se non attraverso la fede e la fiducia. E questo dovrebbe essere messo nei nostri cuori. Dopo aver visto la mano di Dio in modo così potente e sperimentato le sue benedizioni in modo così meraviglioso. Ciò mi ricorda quello che accadde nell'Antico Testamento. Qualcuno deve aver espresso nella preghiera che sul monte l'esperienza è scesa a Pentecoste e la gente è stata battezzata con lo Spirito e col fuoco. Sapete, quando Mosè era sul monte e probabilmente aveva portato con sé i 70 anziani, ma due erano rimasti nell'accampamento e lì lo spirito di Dio li afferrò, li trovò, venne su di loro e cominciarono a profetizzare. E quando Giosuè incontrò Mosè, gli raccontò la storia. Lui era piuttosto preoccupato e Mosè gli disse, hai tanto zelo per me? E sei preoccupato per me? Mosè intendeva dire hai paura che io sia rivalutato se c'è ancora qualcuno che profetizza? E disse che Dio conceda che tutto il popolo profetizzi e che lo Spirito di Dio venga su di loro. E noi sentiamo Paolo pronunciare quasi le stesse parole quando dice voglio che voi tutti parlate in lingue o piuttosto che profetizzate, che vi sforziate per i doni dello Spirito. Nel regno di Dio non c'è competizione, non c'è gelosia. Ci rallegriamo quando lo Spirito di Dio scende, quando lui può operare e testimoniare potentemente dove e su chi è compito suo. L'abbiamo sentito nella parola di introduzione. Grande è il Signore e degno di lode. Egli si è dimostrato grande nei suoi come l'alto è l'eccelso e perciò è da lodare grandemente e qui dice nella città del nostro dio sul suo monte santo questi sono tutti contesti che ci ricordano ciò che dio ha fatto secoli fa in modo particolare, quando lui scese in tutta la sua gloria e diede a Mosè la sua parola per Israele, le leggi da osservare e le istruzioni da seguire, i cieli si erano abbassati e il popolo era in preda a un grande timore perché vedevano che c'era una santa serietà collegata alla predicazione della parola di Dio. Non solo si udì una voce, ma si vide anche il fuoco, e chi toccava il monte e non era autorizzato era un figlio di morte. Una santa serietà è stata collegata alla proclamazione della parola fin dall'inizio. Non c'è stata proclamazione di Dio qui sulla terra che non abbia richiesto l'ubbidienza e la fede. Ogni volta che il Signore ha parlato, l'ha fatto in modo santo e tutti coloro che hanno compreso. Ciò che Dio aveva da dire loro, gli hanno creduto e hanno sperimentato la sua gloria. Grande è il Signore, è degno di lode nella città del nostro Dio. Lui non è da qualche parte, Lui è laddove il suo popolo è riunito. E quando egli stesso disse: Se qualcuno vi dirà che è nel deserto,. O che qui o là non credetelo. Ma se vi si dirà dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì io sono in mezzo a loro. Questo potete crederlo. Egli è sempre là dove la sua parola si adempie. Se qualcuno vi dice che è nel deserto o qua o là nessuno deve crederlo. Ma se diciamo che egli è dove due o tre sono riuniti nel suo nome, allora abbiamo un fondamento biblico. E poiché abbiamo un fondamento biblico, è per questo che crediamo con tutto il cuore e con tutta l'anima. La parola del salmo che abbiamo già letto, Qui continua in modo glorioso. Bello si erge, gioia di tutta la terra, il monte di Sion dalle parti del settentrione. Bella è la città del Gran Re. Il Dio vivente è il Re dei Re. E quando qui si parla del monte di Dio, non è in riferimento alla deità al plurale, ma al raduno, quando il Signore viene con tutti coloro che sono alla sua destra e alla sua sinistra, come al tempo di Giobbe o in qualsiasi altro momento in cui è venuto. Già al tempo di Mosè leggiamo che lui discese con decine di migliaia di santi ed Enoch. Ha ancora menzionato questa profezia nel Nuovo Testamento. Non so, chi lo sa? Stasera, con uno studio biblico, chissà dove è scritta la parola che lui è sceso con 10.000? L'ho letto proprio qualche giorno fa, ma mi dispiace dirlo, nella Bibbia inglese potrei trovarlo lì. Voglio dire la parola in Genesi. In Giuda posso quasi dire che è nel versetto così e così, ma sto cercando il passo in Mosè, dove la stessa parola che è detta in Giuda è anche detta a noi nel Deuteronomio. Perché non facciamo uno studio biblico? Avete tutti qui la vostra Bibbia? Stiamo cercando, stiamo cercando con tutte le nostre forze. In ogni caso è scritto che il Signore, con decine di migliaia di santi, è scritto nella parola. Si sedettero ai suoi piedi ed egli ebbe parole per loro. Forse lo troverò. Ho un'altra domanda a cui non ho ancora risposto mercoledì scorso. Voglio dire, mi dispiace davvero se non rispondi alle cose come dovresti. Sì, si tratta di Deuteronomio, capitolo 33, naturalmente. Deuteronomio, capitolo 33. Questa è la benedizione con la quale Mosè, uomo di Dio, benedisse i figli di Israele prima di morire. Disse dunque. Il Signore è venuto dal Sinai, è spuntato su loro da Seir, ha fatto splendere la sua luce dal monte di Paran, è giunto dal mezzo delle sante miriadi. Dalla sua destra usciva per essi il fuoco della legge. Certo, il Signore ama i popoli. Tutti tutti i suoi santi sono nella tua mano. Essi si sono seduti ai tuoi piedi e riceveranno le tue parole. Ho usato la traduzione inglese per l'ultima parte, sia che si dica detti, sia che si dica parole. In ogni caso, vediamo che il Signore scese con decine di migliaia di santi anche allora quando si rivelò al popolo di israele se prendiamo questa parola per il profeta daniele è scritta quasi esattamente allo stesso modo e se la si porta in genesi dove il signore disse facciamo l'uomo lui era sempre circondato da loro e noi dobbiamo sapere che dio è forse non del tutto comprensibile a tutti, ma Dio ha dei figli sulla terra e in cielo. Quando leggiamo in Giobbe, sta scritto, i figli di Dio si radunarono davanti al Signore. Poi ci sono persone che vogliono fraintendere ciò che è stato detto e pensano che fosse già la sposa che era lì nella gloria davanti al Signore, che doveva essere preesistente. Questo non è corretto, non è necessario che sia così, perché Dio ha figli che sono stati creati e figli che sono stati generati. Se si pensa agli angeli, essi sono stati creati. Ma quando parla di Cristo, sta scritto, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. E poi quando guardiamo a tutti coloro che sono nati di nuovo dalla parola di verità, sono stati chiamati all'esistenza e alla vita, come figli e figlie di Dio, tramite generazione dello spirito. Non c'è bisogno di confondere questo, non c'è bisogno. Ma vediamo che da quando le schiere celesti sono state create, il Signore è stato circondato da loro. E ovunque Egli sia andato, anche loro sono stati lì. Nella Bibbia inglese dice letteralmente proprio come in Giuda. Ed egli venne con diecimila santi e alla sua destra c'era un fuoco ardente per loro. Come ho detto prima, il Signore Dio scese sul monte e il fuoco fu visto. Il fumo salì e c'erano sante moltitudini di decine di migliaia che erano lì con lui quando scese Enoch aveva già profetizzato come settimo da Adamo che il Signore sarebbe venuto con decine di migliaia di santi e il profeta Daniele lo aveva profetizzato e sappiamo che allora anche coloro che sono stati innalzati dalla terra e portati nella gloria, torneranno con lui. Allora il numero sarà completo. Ma non ho voluto approfondire questo punto. Qui dice, nella città del nostro Dio, sul suo monte santo, Dio è conosciuto nei suoi palazzi come un rifugio. Dio si è fatto conoscere a noi in molti modi. Quando abbiamo bisogno di un rifugio, Lui è una fortezza. In Lui siamo protetti e al sicuro. Quando abbiamo bisogno di forza, Lui è la forza. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno lo troviamo in Lui. Di questa città di Dio si parla già nel Salmo 46. Dal versetto 2 sta scritto Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò noi non temiamo. Anche quando la terra è sconvolta, quando i monti sono smossi in mezzo ai mari, quando le acque del mare rumoreggiano e schiumano e per il loro gonfiarsi fanno tremare i monti. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro alto rifugio. E poi il versetto 4, c'è un fiume i cui rivi rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio è in mezzo a lei, essa non sarà smossa, Dio la soccorrerà allo schiarire del mattino. Non è una parola gloriosa se parliamo della città di Dio? e del Monte Santo, dobbiamo sapere che Dio è nella città di Dio e che Egli abita ed è in trono sul Monte Santo e che dove c'è Lui c'è sicurezza e riposo. Possiamo sederci ai Suoi piedi per ricevere la Sua parola? ed essere benedetti ogni volta di nuovo. C'è un fiume i cui rivi rallegrano la città di Dio. Anche questa è una parola meravigliosa. Una volta al singolare, una volta al plurale. C'è un fiume, ma da questo fiume escono molti ruscelli. C'è un solo spirito, ma sono molte le manifestazioni dell'unico spirito all'opera nella Chiesa. Se lo mettessimo nei termini del fiume che esce dal Golgotha, dovremmo dire un fiume da cui scaturiscono molte benedizioni per il popolo di Dio, in tutti i sensi, secondo lo spirito, l'anima e il corpo, secondo il bisogno e la necessità. Egli ha provveduto a tutte le cose per grazia. E un compositore canta, chi è lavato in questo fiume, un giorno vedrà il volto di Dio. C'è un fiume i cui rivi rallegrano la città di Dio. Anche quando leggiamo Apocalisse capitolo 22, sta scritto che gli alberi della vita si trovavano lungo il fiume su entrambi i lati e che davano frutti dodici volte all'anno. Ovunque mostrato un fiume c'è frutto, c'è crescita, c'è benedizione. Se un fiume viene mostrato qui nella città di Dio, allora qualcosa deve crescere, fiorire, sbocciare e portare frutto. E la città del nostro Dio è irrigata da questo fiume che la attraversa. E questo fiume si riversa in molti rivi per tutto ciò di cui abbiamo bisogno e che è contenuto in esso. E tutti noi possiamo, credo che sia scritto anche nel Salmo 1, piantati presso rivi d'acqua. E se questo è il nostro caso, allora porteremo frutto a tempo debito. Non il nostro frutto, ma il frutto dello Spirito Santo, che si riversa come un fiume dentro e attraverso la Chiesa. Nella lettera ai Corinzi leggiamo che c'è un solo Spirito ma molti doni e molti ministeri e uffici nella Chiesa. Ma tutto è operato da un solo e unico spirito, un unico fiume, molti rivi che sgorgano da questo unico fiume e rendono fertile il terreno della Chiesa del Dio vivente lo inumidiscono affinché le radici siano nutrite e che possa nascere il frutto che Dio vuole vedere in ognuno di noi. Da qualche parte nel profeta Geremia, forse nel capitolo 18, 19, 20, si parla di un albero secco. E questo è in contrasto con un albero che è piantato presso arrivi d'acqua. Non deve preoccuparsi, anche se fa caldo c'è un rifornimento. Il fiume fa sì che nemmeno il calore possa danneggiarlo. Prospera e continua a esistere. C'è un fiume. Perché? Perché c'è Dio. E dove c'è Dio si riversa la sua benedizione, il suo spirito, la sua vita. Tutto ciò che Dio ha da condividere si riversa laddove Lui può rivelarsi. E abbiamo già detto che il suo luogo di rivelazione non è da qualche parte, ma dove il suo popolo è riunito nel suo nome. Lì il terreno sarà fertile. Lì siamo piantati presso rivi d'acqua. Lì porteremo frutto per la sua gloria. È la città di Dio, è il fiume di Dio. Sono i ruscelli di Dio e il popolo di Dio. Tutto è riunito in modo concentrato nel luogo in cui Dio si rivela per grazia. Lui non solo vuole rivelarsi, ma è un dato di fatto. Non si può dire Dio per primo lo farà. Egli lo ha già fatto. E fin dalla Pentecoste questo fiume scorre qui sulla terra, attraverso le chiese e ovunque le persone comprendono ciò che Dio ha preparato per loro. Sono stati riportati come in paradiso per avere comunione con Lui e per vedere tutto ciò che sta accadendo nella città del Dio vivente. C'è un fiume, non ha bisogno di essere evocato e richiamato. Nell'Antico Testamento il profeta Ezechiele vide un fiume possente che usciva dal Tempio e in un batter d'occhio era molto alto. E la voce gli disse, entra in quest'acqua, prima fino alle caviglie, poi fino alle ginocchia, fino ai lombi. E alla fine è stato completamente in quest'acqua e nuotava in questo fiume. Questo è ciò che dovrebbe essere. E mi chiedo perché questi ruscelli non possano sgorgare. Il fiume è là, ma ora i ruscelli vogliono sgorgare in molteplice maniera nella chiesa del Dio vivente. E qualcosa dovrà scendere su ognuno di loro. E ognuno si accorgerà che il fiume o i ruscelli lo hanno raggiunto. Qui sta scritto il luogo santo della dimora dell'altissimo. Chi è la dimora dell'altissimo? Non si può dire esteriormente è questo edificio. Non si può. Dio non abita in un tempio costruito da mani d'uomo. Egli dice ai profeti, quale casa o che tipo di casa volete costruire per me? Non è forse la mia mano che ha fatto tutto questo? Lui voleva dire, se ti avessi chiesto di costruirmi un luogo per abitare, Te l'avrei detto. Ma poi l'uomo di Dio e lo Spirito di Dio parla attraverso di Lui. Dio non abita in un tempio costruito da mani d'uomo. E poi arriva il punto? Voi siete il Tempio del Dio vivente, non il luogo dove ci riuniamo. Forse dovremmo metterla in questo modo. Questo qui, il Tempio, è il nostro Tempio. Ma il Tempio di Dio è il nostro corpo. Questo è il modo in cui Dio lo vede. Questo è il nostro Tempio. Noi ci riuniamo qui. Ma ciò che è riunito qui è il Tempio di Dio. E possiamo pensare che il luogo in cui ci riuniamo sia santo. Ma voglio dirvi che non è santo da sé, è santificato da colui che santifica noi che ci riuniamo qui. Siamo noi quelli santificati da Dio. Attraverso la nostra presenza, l'intero luogo e l'intera atmosfera sono santificati dalla presenza di Dio in questo luogo. Non si può dire che c'è una montagna santa o un tabernacolo santo. Non c'è un monte santo né un tabernacolo santo senza che il santo sia lì presente. Nell'Antico Testamento c'erano abbastanza luoghi che venivano chiamati luoghi santi e nella misura in cui il santo aveva lasciato il luogo ne facevano un'idolatria ed era tutt'altro che santo. Dobbiamo solo vedere le cose nel modo giusto. Noi siamo il tempio del Dio vivente, uniti insieme come chiesa, come membra dell'unico corpo. È un unico fiume che sgorga, ma che vuole dividersi in tanti piccoli ruscelli. Il fiume di per sé è una cosa potente e sono i ruscelli che poi dirigono l'acqua dappertutto, in modo che tutto il terreno venga irrigato da questi singoli ruscelli che possono sgorgare. Forse dovremmo dire che la città di Dio non è un edificio, ma come una piantagione, come un giardino. Vediamo che anche a Gerusalemme, in Apocalisse capitolo 22, c'è il fiume, ci sono gli alberi e ci sono frutti. Ci sono molte cose da vedere e da ascoltare e da contemplare. Ecco il santuario, la dimora dell'Altissimo, la città del Dio vivente, dove un fiume si riversa con forza. E questo unico fiume si divide per abbracciare tutti, per nutrire tutti, per inumidire, perché tutti possano fiorire alla presenza di Dio. E continua dicendo, Dio è in mezzo a lei. Essa non sarà smossa. Dio la soccorrerà allo schiarire del mattino. Dio è in mezzo a lei. Questa è la somma di tutto. Se Dio non è in una cosa, allora possiamo dimenticarla, per quanto sia buona e bella. Se Dio non c'è, non merita la nostra attenzione. Sappiamo che Dio è nella sua parola. Dio è nel suo popolo e che tutti noi potremmo prendere nuovo coraggio stasera. E sappiate che Dio ha una chiesa qui sulla terra. E non per presunzione, ma a motivo della verità possiamo dire di appartenere a questa chiesa che egli stesso ha redento sulla croce del Golgotha, che ha acquistato con il suo prezioso e santo sangue, una chiesa in cui egli ha riversato se stesso. Lo abbiamo sentito abbastanza spesso. Tutto ciò che Dio era è stato manifestato in Cristo. E tutto ciò che era Cristo deve essere manifestato attraverso la Chiesa. Il fratello Branham dice che Dio si è riversato in Cristo e Cristo si riversa attraverso la Chiesa. Dopotutto egli è la roccia che è stata colpita. È lui che sprigiona questo fiume. Tutto ciò che è di origine divina ci riconduce a Dio, ci collega a Dio, ci avvicina a Dio. Qualunque cosa sia, se è di origine divina, ci avvicina a Dio, ci riporta a Lui. Non c'è nulla di origine divina che ci allontani da Dio. Mai qualunque cosa sia ci avvicina al Signore. Piaccia a Dio rendere grande questa parola per noi e di mettere i singoli pensieri nei nostri cuori. Vi dico che non abbiamo bisogno di chiedere questo fiume. Questo fiume sta sgorgando. Dobbiamo solo assumere l'atteggiamento giusto e avere i nostri sensi e i nostri pensieri divinamente ordinati. Affinché questo fiume si riversi nella chiesa dell'Iddio vivente. Affinché tutti noi ne siamo inclusi e sappiamo che Dio è in mezzo al suo popolo. Come scritto qui, c'è un fiume, i cui rivi rallegrano la città di Dio il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Chi è la dimora dell'Altissimo? Chi è il suo santuario? Qui sulla terra è scritto in ebrei perché con un'unica offerta ha perfezionato per sempre coloro che sono santificati. Lui ha fatto un santuario per sé qui sulla terra e la sua chiesa e dice che Dio è in mezzo a loro e se Dio è in mezzo a noi non saremo smossi e non vacilleremo. Ci rallegreremo di tutto ciò che Egli ha fatto per grazia e continua a fare per grazia. Non ci resta altro che lodare e glorificare il nome del Signore. E sono certo che Dio ci aiuterà a conoscere le sue vie con noi in ogni modo e a capire che tutte le cose sono preparate. Dobbiamo solo superare la vita di tutti i giorni con tutte le sue cure e preoccupazioni. E a volte le cose che vogliono afferrarci così facilmente e far sorgere un pensiero, il fratello vi ha detto qualcosa o la sorella vi ha fatto del male o quello che ha fatto non era giusto e non è stato giusto. Nessuno dice che tutto sia giusto, ma non aiuta nessuno rimurginarci sopra, non aiuta nessuno soffermarsi sulle cose. Al contrario, esse ci ostacolano e sono un ostacolo per noi. E questo voglio dirvi. Non è che uno faccia del male all'altro di proposito. Non esiste una cosa del genere. E se qualcuno pensa di avere ragione, lo si lasci fare. Un giorno potrà vedere da solo se è vero o no. Quando ci riuniamo qui, è assolutamente necessario che liberiamo i nostri cuori e le nostre coscienze da tutto ciò che potrebbe frapporsi tra noi e Dio e ostacolare e impedire la benedizione di Dio. Non ha senso che ci riuniamo qui sospirando tra di noi. Non serve a nulla perché poi lo Spirito di Dio si contrista. E la benedizione di Dio si ferma. Insomma, siamo tutti arrivati al punto in cui possiamo dire e farci dire. E allora tutto va bene. E possiamo confidare che il Signore aiuti ciascuno per grazia. Non so se comprendete cosa intendo dire, ma succede così facilmente che ci si dica, oh, la sorella voleva dire qualcosa di brutto, o quel fratello, nessuno voleva dire niente di brutto. Può sembrare che sia così, ma non era inteso in quel modo. Forse uno sente questo, l'altro sente quello e ci si sofferma su questo. Lo si fa rotolare davanti a sé ed è come se i bambini volessero fare una palla di neve. Diventa sempre più grande, sempre più grande e alla fine ci si spaventa di tutto questo. Non è affatto necessario. Ogni persona che nella vita terrena... E vorrei chiedere a tutti i fratelli che lavorano, a volte è difficile, non è vero? È molto difficile. Se tutti si agitano perché un collega ha detto qualcosa, cosa succederebbe? Tutti si agiterebbero, guarderebbero in un'altra direzione e nessuno saprebbe dove si trova il capo. Questo non funziona affatto. Già in questa vita bisogna in qualche modo far fronte a tutte le cose che si presentano. Non si può restare a casa e dire oggi non vado. Mi ha fatto del male. Andate perché avete pure voi già ferito l'altra persona, solo che non ve ne siete accorti. Non ci accorgiamo nemmeno del dolore che infliggiamo agli altri. Siamo così allegri dopo aver fatto qualcosa che ha ferito gli altri. Ma un giorno arriva il nostro turno. Allora dobbiamo chiederci e dire, Signore, aiutaci a sopportare tutto questo e non lasciare che nulla venga fuori. C'è una parola in Giacomo capitolo 5, fratelli non mormorate gli uni contro gli altri. Ecco, il giudice è alle porte. Non deve essere così e non c'è bisogno che sia così. Possiamo essere un popolo di Dio dove il fiume si riversa dividendo i torrenti in un luogo dove il Signore è presente per rivelare la sua potenza e la sua gloria in modo molto potente. Voi tutti sapete che ora sono in prima linea e vengo preso di mira da tutti. Ma più questo accade, tanto più grande e profondo e più intimo è l'amore verso Dio, per la sua parola e per il suo popolo. Tutto ci avvicina al Signore, ci aiuta a rinnegare noi stessi e questo è il modo più difficile per rinnegare noi stessi a volte inizia in famiglia e mi è stato chiesto come dovrebbe essere nel matrimonio e questo è uno dei capitoli più difficili non si può nemmeno parlarne la pratica è mostrarlo a tutti e allora sapranno se sono dispiaciuti o meno ma è ovvio che bisogna sempre chiedersi di che cosa si tratta in realtà? Se si tratta della volontà di Dio, allora la parola di Dio viene prima. Allora il marito non può dire qui devo dire qualcosa, perché allora la moglie potrebbe dire aspetta un attimo per favore, ma c'è qualcuno che ha ancora più cose da dire di quello che avete da dire voi. Quando si tratta di una riunione, di cose che Dio richiede da noi, il marito non può semplicemente dire oggi è una bella domenica, oggi il resto a casa. Poi la moglie può andare alla riunione perché sta scritto, non abbandonate la vostra comune adunanza come fanno molti. Bisogna sapere chi è che fa le richieste. E di cosa si tratta? Se si tratta di cose divine, è Dio che deve decidere. Marito e moglie devono sottomettersi. Se si tratta di cose terrene che sono assegnate al marito, lasciamo che sia lui a dire la sua. Se si tratta della cucina, lasciamo che sia la moglie a decidere. È meglio che se dovessimo essere noi a occuparcene. Lasciate fare. Dio ci ha dato la comprensione in modo che possiamo usarla e non discutere, ma semplicemente lasciare che le cose siano in ordine, in modo che la benedizione di Dio possa riposare su tutti noi e che siamo aiutati e possiamo davvero essere visti come una santa dimora di Dio fratelli, sorelle è di questo che si tratta ora non possiamo dare la colpa di tutto all'edificio e dire il Signore ci ha dato un bel edificio ed è venuto qui con la sua gloria è tutto meraviglioso è tutto vero ma non ci serve a nulla sapete perché? potrei portarvi ora in Luca capitolo 2 e ne abbiamo già parlato qui i pastori nel campo hanno udito il messaggio e hanno visto la luce. Ma Gesù Cristo non era nemmeno nella luce, non era nemmeno nel messaggio, era lì. E il desiderio del loro cuore non fu soddisfatto finché non andarono dove era Gesù e lo trovarono. Ascoltare il messaggio è una cosa meravigliosa. Vedere la luce è glorioso. Ma tutto questo è accaduto solo perché noi trovassimo la nostra via verso Gesù. Vi dico che è giunta l'ora in cui non dobbiamo fermarci finché non veniamo da Lui. E come i pastori, e come Simeone e tutte le persone che vedono e testimoniano le cose, e come Simeone che disse. Ora lascia che il tuo servo si diparta in pace. Lui aveva la parola della promessa, lo Spirito Santo era su di lui, era tutto meraviglioso e buono. Stavo portando testimonianza, era meraviglioso, ma doveva arrivare l'ora in cui avrebbe visto con i propri occhi e tenuto tra le mani ciò che gli era stato promesso. I pastori avrebbero potuto dire a lungo, abbiamo ascoltato un messaggio glorioso, abbiamo visto una luce brillante dal cielo che ci ha illuminato, era tutto bello e meraviglioso, ma tutto indicava solo il nostro amato Signore e Salvatore. E loro non erano soddisfatti di tutto questo, andarono a vedere cosa fosse successo. Poi tornarono e furono pieni di gioia. Noi siamo felici per il messaggio, siamo felici per la luce. La domanda ora è, dove il Signore Gesù? Lo abbiamo trovato? Siamo arrivati al punto in cui Egli può rivelarsi di nuovo a noi, a ciascuno di noi? Per Paolo è stato sul posto. Lui ha visto la luce, ha sentito la voce e ha chiesto chi sei. Non chiedeva della luce, chiedeva a chi era nella luce. Chi sei tu, Signore? E la voce disse, io sono Gesù. Così deve essere per noi. È bene aver ascoltato il messaggio, è bello aver visto la luce, ma ora la domanda, Signore, chi sei? E la risposta è, io sono Gesù. Quando lo abbiamo trovato e abbiamo avuto un incontro con lui, allora tutta la nostra sensibilità, la nostra vanità, Tutta la nostra presunzione è sparita e diventiamo una nuova creazione in Gesù Cristo nostro Signore. E proseguiamo allegramente sulla nostra strada, ringraziando il Dio vivente per averci dato la luce per camminare in essa. Fino a quando arriviamo a vedere il Signore Gesù come descritto. Nella Sacra Scrittura. Questo è il desiderio e la preghiera di tutti noi. Che Dio stesso allieti la città di Dio con la Sua presenza, che la irrighi con gioia come un fiume, che i ruscelli di Dio possano scorrere e che noi possiamo trovare riposo e pace ai piedi del Signore e sperimentarlo di nuovo in questo tempo. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo insieme. Padre Celeste, veniamo insieme davanti al tuo volto santo. La tua parola è così gloriosa. I pensieri in essa contenuti sono così profondi. Che cosa ti diremo? Tu hai eretto sulla terra un luogo non costruito da mani d'uomo, un tempio santo di Dio, una casa di Dio costruita con pietre viventi. Tu sei la pietra angolare e noi siamo stati edificati in questa dimora di Dio edificati sul santo fondamento degli apostoli e dei profeti. Dio fedele, tu stesso farai in modo che la tua gloria si riveli ancora una volta e che il fiume si riversi ancora una volta. Oh Dio! che tutto ciò che è secco possa rivivere, che le foglie non cadano e i frutti non appassiscano, ma che tutto rinverdisca e fiorisca e giunga a piena maturità in questi ultimi giorni. Salvatore, voglia tu purificare i nostri cuori da tutti i pensieri che non possono sussistere davanti a te. Togli da me e da ogni singolo cuore tutto ciò che ostacola l'opera del tuo spirito. Che il tuo prezioso e santo sangue ci purifichi e ci santifichi affinché possiamo entrare alla tua presenza per parlare con te. Dio fedele, ti ringraziamo per la tua preziosa e santa parola. E ti chiediamo che l'unzione del tuo Santo Spirito venga su tutti noi in modo così potente che sentiamo qui sgorga il fiume del Dio vivente e si divide in molti ruscelli, riempiendo questo e quel cuore. E si riversi in modo tale da traboccare. Alleluia! Tu stesso, Signore, hai detto, l'acqua che io vi darò diventerà in voi una fonte che sgorga in vita eterna. E tu hai parlato dello Spirito che deve venire su coloro che credono in te, oh Salvatore. Togli tutto, fedele Dio, ogni durezza di cuore, tutte le incomprensioni, tutto ciò che in qualche modo vuole ostacolare. E donaci la grazia di darti gloria attraverso la nostra fede, attraverso la fiducia che hai posto in noi. Alleluia al tuo glorioso nome. Noi siamo in grande attesa anche per i giorni a venire. Che tu ci benedirai dalle ricchezze della tua grazia, sia lodato ed esaltato il tuo glorioso e meraviglioso nome. Alleluia. Amen.